Va bene. Allora, hanno votato tutti. Bene, la votazione è chiusa. Favorevoli 333, contrari 14, la Camera approva. Allora, adesso passiamo agli ordini del giorno. Quindi, se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del governo ad esprimere il parere. Grazie. Grazie Presidente. Con riferimento all'ordine del giorno C1658A propongo una No, riformulazione. aspetti, io forse abbiamo due elenchi diversi. Lui legge la premessa? Ok, allora uno, comunque il numero uno. Dadone Dadone, Presidente, ecco, sì, meglio così ci d'accordo. capiamo. Propongo una riformulazione nel senso seguente, ad adottare le iniziative anche legislative finalizzate a incrementare le risorse del fondo minori compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, immutato il resto. Sì. Due. Contrario all'ordine del giorno Maestri, al 2. Contrario all'ordine del giorno Matarrelli, 3. Contrario all'ordine del giorno 4, Plangher. Favorevole all'ordine del giorno Marzano, 5. Favorevole all'ordine del giorno 6, Carrescia. Contrario all'ordine del giorno 7, Vargiu. Accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 8, Mucci. Accolto come raccomandazione l'ordine del giorno numero 9, Binetti. Favorevole all'ordine del giorno 10, Guerrini. Favorevole all'ordine del giorno 11, Santerini. Favorevole all'ordine del giorno numero 12, Zampa. Contrario all'ordine del giorno numero 13, Brignone. Favorevole all'ordine del giorno numero 14, Fontana. Accolta come raccomandazione l'ordine del giorno 15 Tentori. Riformulazione con riferimento all'ordine del giorno numero 16 del seguente tenore: a prevedere nella prossima legge di bilancio un'adeguata dotazione del Fondo nazionale che tenga in considerazione le problematiche esposte in premessa compatibilmente con le risorse della finanza pubblica. Con riformulazione il numero 17, Scotto e altri, con eliminazione del capoverso, quindi favorevole alla, sare, il secondo capoverso, il secondo capoverso. Contrario all'ordine del giorno 18, Pili. Favorevole all'ordine del giorno 19, Taricco e altri. Grazie Bene, Presidente. grazie. Allora, adesso cominciamo con gli ordini del giorno. C'è una riformulazione al numero 1 Dadone. Accetta la riformulazione? No, lo mettiamo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Il parere chiaramente è contrario. Pannarale. Allora, Rabino. Bene. Tutti hanno votato? No, Marazziti. Bene, la votazione è chiusa.